perché è importante questo taglio del nastro? Molto importante, abbiamo condiviso con la Presidente Antonella Ballone della Camera di Commercio, che ringrazio, un'apertura di un presidio a Teramo, nella nostra città, sebbene Teramo non sia all'interno della ZES, ma come città capoluogo deve essere un punto di riferimento e soprattutto per, ed è questa la grande importanza, per mettere a sistema tutti i finanziamenti che sono previsti per il nostro territorio, con la città capoluogo a guida, che possa mettere a disposizione i tanti finanziamenti che abbiamo ottenuto, metterli a rete con le misure degli altri territori e fare coordinamento. Coordinamento con tutti i commissari che gestiscono i due strumenti, PNRR e ZES, e Teramo è fondamentale che svolga questo ruolo di città di riferimento di area vasta. Ecco, appunto, questo sportello che cosa realizzerà? Cosa darà a Teramo? Sarà un punto di riferimento informativo e soprattutto di raccordo tra tutti i finanziamenti.